Hola a tutti raga, benvenuti in un nuovo video, sono il vostro Lele Colli. Allora, video di oggi, sono incazzatissimo, avvelenato, come non ci posso domani, ma come cazzo si ragiona a governo, con il culo? Si fanno le seghe così, si fanno le seghe mentali, a posto del cervello c'è una merda da governo insieme alla Lega Serie A. Porca puttana, ma come cazzo si fa a rinviare la partita che fino a ieri era confermata a porte chiuse, oggi rinviata? Per cosa? Questo è merda di coronavirus e fatela giocare a porte chiuse e vaffanculo, rompete i coglioni. Oh, ma stiamo a giocare, che cazzo, siamo incarcerati per il coronavirus, siamo incarcerati, domiciliari, manco un posto in carcere, in galera vera, ma stiamo pazzissimi, ma stiamo scherzando? Mamma mia, oh, cioè, la Lazio ha vinto contro il Bologna 2-0 prima, e che cazzo li raggiunge più quelli adesso? E cosa hanno fatto? La soluzione? Lo fanno giocare Juve e Inter più le altre squadre di Serie A che sono state rinviate solo in Nord Italia, ma guarda caso, Nord Italia il 13 maggio, cioè una settimana dopo, che è una settimana ancora che poi finisce il campionato e poi fra un mese iniziano gli europei. Ma che cazzo stiamo a fare? Ma che cazzo stiamo facendo? Ma che cazzo... Cioè, veramente, non ho parole, siamo incarcerati. Se hanno rinviato domani le partite, pure la prossima settimana, è la stessa cosa, sarà rinviata? Ma che cazzo di ragionamento è? Cioè, la prossima settimana siamo tutti guariti e via! Evviva! Si gioca! No, non funziona così! Non funziona così! Se ieri era confermato che si giocava Juventus-Inter, posticipo serale, partita clou per il gioco, per la lotta scudetto, manco fosse la retrocessione, dico vaffanculo e mi sbatti i coglioni. Ma no, qua si gioca lo scudetto, eh? Come cazzo di far rinviare una partita così importante? Si gioca a porte chiuse, va bene, che cazzo se ne frega? C'è gente che non so del Nord Italia, ma anche del nord, del centro, del sud e dell'estero, che hanno pagato fior fior di quattrini, di euroli, per venire qua a Torino a vedere una partita importantissima, Juve-Inter, derby d'Italia, si ritrovano a dire, cioè, si ritrovano così con un cazzo di biglietto in mano che si possono pulire il buccio di culo o soffiarsi il naso, sempre se non ci fa i rimborsi, che non possono più venire a vedere la partita perché è stata rinviata a 13 maggio. Ma che cazzo è? C'è gente che ha pagato il biglietto, c'è gente che ha l'abbonamento, c'è gente che vuole vedere la partita, sta fuori, chi cazzo se ne frega? Ma non potete rinviare un giorno dopo, cioè, che il giorno prima si dice che mi scoppia il cervello, mi va a fiamme, cioè, mi esplode la testa, c'ho un mal di testa, mi esplode. Ma che cazzo di ragionamento stanno facendo lì al governo? Ma il coronavirus c'erano quelli che stanno al governo e quelli che stanno alla Lega Calcio, vanno presi cagli nel culo, fuori dai coglioni, sia quelli del governo sia quelli della Lega Calcio, ma vaffanculo, anche Malagò, cioè la partita c'è, ci gioca a porte chiuse, basta. Ci gioca e favorebbe, è una partita importante per lo scudetto, è una partita importante, ma non si può fare così, che il giorno prima è confermata, a porte chiuse si gioca e il giorno dopo no, è rinviata, ma è 13 maggio,
a partita a campionato concluso poi, che non finisce 24, lo so, però non si può andare avanti così. Ma che cazzo sta succedendo? Hanno rovinato l'Italia, i campionati di Serie A, cioè hanno rovinato tutto, ci hanno sputtanata la grande, vaffanculo. Che cazzo è? Come ragionano? Ma come cazzo si sta a ragionare? Sono in beber incazzatissimo, avvelenato. Non si può confermare la partita fino a ieri e oggi rinviata, a 13 maggio, ma non si può, ma non si può. Non è possibile. E cazzo siamo carcerati? Siamo peggio di galeotti che stanno in galera da 12 domiciliari. Ma che cazzo, il coronavirus? Ma il coronavirus, l'ho detto, lo ripeto, ce l'ha quelli che ci governano. Quelli che ci governano sono loro veramente il coronavirus. Sono loro il virus letale. Come quelli che stanno in Corso Solferino della Lega Calcio di Milano. Cioè, noi andiamo a vedere la partita importante e ci ritroviamo con un pugno di mosche, con un biglietto in mano, che non possiamo vedere, rinviata. Non deve succedere questa cosa, è la prima volta che succede, cioè. Veramente, basta, 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 basta. C'è il coronavirus che ferma la Serie A. È il coronavirus che ferma la Serie A. Campionato. Sai come si dice questi casi? Sai come si chiama? Partita. Campionato. Falsato. È sputtanato! Questa è la verità! Questa è la verità! Ci hanno sputtanato un campionato di calcio di Serie A e il campionato falsatissimo! È falsato! Perché se l'hanno rinviata oggi, domani, pure la prossima settimana, sarà la stessa identica cosa! Sarà la stessa identica cosa! E sarà rinviato la stessa cosa, sarà rinviato tutte le partite. Cos'è? Domani l'hanno rinviato Juventus a 13 maggio, poi la prossima settimana sarà rinviato a 14 o 15 maggio. Cioè, tutta maggio, il recupero a maggio, fa 2 mesi. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo uscendo fuori di testa? Ti dà un piscio da bocca, no? Vabbè, lasciamo stare, va. Però veramente, oh, hanno rovinato un campionato perfetto e la lotta scudetto è andata a puttane. Perché hanno falsato il campionato e hanno sputtanato l'intera stagione di Serie A. E adesso voi, del governo del cazzo di merda, che siete le merda, siete voi il coronavirus, il governo che sta a Roma, siete voi il coronavirus, e quelli della Lega di Serie A che sta a Milano, venitelo a dire a noi, ai tifosi della Juve e dell'Inter, venitelo a dire a noi, ai noi tifosi della Juve e dell'Inter, uno per uno, ci facciamo un raduno. Facciamo un cazzo di raduno sia a Roma, al governo, sia a Milano e ce lo dite in faccia che è stata rinviata quella merda di coronavirus che si poteva giocare tranquillamente a porte chiuse fino a ieri era confermato e oggi no, rinviata, un'altra conferma e domani cos'è? Fermiamo il campionato a sto punto, vaffanculo, chiudiamola qui, chiudiamola qui, chiudiamola qui. La Lazio è prima, la Juve è seconda, l'Inter è terza, la Lazio è campione d'Italia. Oggi finisce il campionato di Serie A ufficialmente. Avete ucciso i campionati di Serie A sputtanando l'intera stagione di Serie A. Campionato falsato. E ragiono con il culo, non con la testa, col cervello, con il culo, il governo e quello della Lega di Serie A. Pensate un po' voi, oh, come cazzo si fa, come cazzo si fa, come cazzo si fa. Sono avvelenatissimo, porca puttana. Sono avvelenato, venitelo a dire a noi tifosi della Juve e dell'Inter che non si gioca. Non so come uscite poi con le ossa rotte, però qualcosa di voi rimarrà. Basta, non siamo carcerati, non siamo carcerati, siamo cazzi di persone.
che vogliono vedere uno sport più bello del mondo, il calcio di Serie A, partita clou per lo scudetto, Juve-Inter-Lazio, la Lazio ha giocato, caso strano, però Juve-Inter no, è rinviata, te si poteva giocare tranquillamente a porte chiuse, fino a ieri era confermato, a porte chiuse, l'ho detto anche sul video che ho fatto ieri, andatelo a vedere, ma oggi no, rinviata 13 maggio, cioè a fine stagione, quando è finito il campionato. Ma andate a pigliare nel culo tutti quanti, sia quel del governo, quel della Serie A, ma vaffanculo tutti quanti, oh. Come cazzo si ragiona così? Non si può! Chiudiamola qua, io se fossi quello della Lega di Calcio, di Serie A, io chiuderei qua il campionato, lo chiuderei qua, dico, boh, la Lazio ha vinto col Bologna, Lazio campione d'Italia, basta, fine! Campionato chiuso, siamo peggio della prima e seconda guerra mondiale, questa è la guerra mondiale, il coronavirus è la guerra mondiale, è la fine del mondo, è il coronavirus che fa la fine del mondo, i mortacci vostri. In conclusione, raga, hanno rinviato la partita, a data il 13 maggio, cioè fine del campionato. Fine campionato, sputtanando l'intera stagione di Serie A, falsando i calendari di Serie A, eppure la prossima settimana sarà la stessa identica cosa che fermeranno il campionato per il coronavirus, cosa che si poteva giocare tranquillamente a porte chiuse. È uno schifo totale, è uno schifo, è una merda, questa cosa è una merda senza precedenti, è solo in Italia succede, non d'Italia, che veramente hanno chiuso tutto, e finiamola qua, il campionato è vaffanculo, non ne possiamo più, e ce ne faremo una ragione, e faremo il prossimo anno il campionato, e vai! E ci pensiamo il prossimo anno, la prossima stagione, a questo punto. E poi, in conclusione, tutto, ci saranno gli europei qua in Italia. Ci saranno gli europei qua in Italia. Italia ospitante. E che vogliamo fare? Pure quello rinviamo? L'Italia giocherà in Italia, qua in casa. L'Italia giocherà in casa. Rinviamo pure quello, gli europei. Mandiamo tutta a puttana gli europei. Che sarà qua in Italia, paese ospitante, guarda caso, che coincidenza, certo, coincidenza, l'Italia che ospita gli europei 2020, guarda caso, è un caso, coincidenza, giocheremo in casa e guarda caso sarà anche quella rinviata per il coronavirus, guarda caso, Le coincidenze sono sempre quelle, girano sempre in Italia, in Nord Italia. Va bene, va. Il video è finito qua, lo so che è lungo, però avevo troppe cose da dire. Uno sfogo lungo, dovevo farlo. Vabbè, il video è finito qua, lasciate tanti like, mi raccomando, tantissimi like per questo video, mi raccomando. Come sempre trovate tutti i link in descrizione dei miei social qua sotto nell'info box, quindi venite a stalkerarmi e a seguire su tutti i miei social. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e vi auguro buon proseguimento di giornata, serata, nottata. Bye guys, forse le colle, vediamo come cazzo succede in questo mondo di merda, porca puttana, Dio Cristo Santo. E vedremo se giocheranno ancora o finisce qua il campionato ufficialmente. Comunque, torneremo a parlare di nuovo più avanti del coronavirus. Ormai si parla solo di quello. Nel mondo c'è solo il coronavirus. Il problema del mondo è il coronavirus. Vabbè, torneremo a parlare più avanti di questa malattia, il coronavirus. Comunque, per adesso finisco qua. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Del coronavirus, che ormai è diventato un episodio, è diventato. Bye guys, sono le colli e sempre forza Juventus.